Perfetto. Bene, grazie per la parola. Io intanto mi presento, sono Salvatore Montaperto e faccio parte dello staff di Astra. E dopo questa ricca carrellata del professor Meneghetti, io volevo un po' raccontarvi un caso applicativo al quale abbiamo lavorato insieme al nostro partner. Che ha riguardato appunto principalmente la verifica di un cordone di saldatura. E il caso applicativo riguarda nello specifico questo mozzo collegato a un basamento facente parte del basamento appunto di una macchina automatica che opera nel food and beverage. Come vi dicevo, si trattava di verificare la saldatura presente tra mozzo e basamento, con lo scopo preciso di verificarne appunto lo stato, lo stato dell'arte, e cercare di capire quali margini di ottimizzazione strutturale e di conseguenza di processo ci fossero, e quindi ipotizzare una riduzione delle dimensioni del cordone saldatura compatibilmente con i risultati ottenuti a valle di tutto. E quindi, appunto, vi dicevo un po' lo scopo, il flusso, questo consiste nella validazione dei risultati attraverso una correlazione numerico-sperimentale dello stato dell'arte. Quindi si approccia alla verifica normativa della saldatura, sia statica che a fatica, e quindi si ha un quadro attuale della situazione. Si verifica nuovamente la saldatura con dimensioni ridotte per capire appunto la bontà e la opportunità, se volete, dell'introduzione di questa variante. E in funzione del giudizio dei risultati ottenuti, si procede con la delibera della soluzione, quindi si avvia il processo, insomma, produttivo. Il lavoro è stato organizzato così come segue: quindi una simulazione FEM che ha proposto una modellazione semplificata della struttura in esame, perché capite che è molto vasta e quindi bisognava intanto localizzare le zone maggiormente sollecitate. Una parentesi, di quei mozzi ce ne sono diversi, quindi bisognava intanto localizzare quali zone fossero maggiormente sollecitate. Oltre a questo, una volta circoscritta la zona, chiaramente sono disponibili una serie di informazioni in termini di deformazione o tensionali, se volete, che suggeriscono molto, molto nel dettaglio dove è più opportuno o meno opportuno applicare i sensori, nel caso specifico gli estensimetri che sono stati utilizzati nell'approccio sperimentale. Si passa quindi all'approccio puramente sperimentale, quindi si prepara il setup di prova sulla base delle informazioni ottenute, e si, appunto, si mette, si operano tutta una serie di acquisizioni in diverse condizioni di lavoro, siano esse previste, diciamo, durante la vita della macchina, siano esse anche di misuse, se volete, quindi condizioni limite, potenzialmente però chiaramente pericolose, e si esaminano i risultati. Sulla base di questi si realizza un modello numerico FEM più raffinato, dopo aver ovviamente isolato la zona che abbiamo precedentemente individuato essere quella maggiormente sollecitata, quindi più interessante, passatemi il termine da questo punto di vista. E quindi si operano degli interventi di affinamento della mesh, quindi si introduce la modellazione solida del cordone, e c'era tutto vol sono tutti accorgimenti volti a estrapolare successivamente delle informazioni che poi vanno direttamente utilizzate nel criterio di verifica. Si opera quindi un confronto dei risultati numerici virtuali con quelli sperimentali. Questo perché? Verificare una buona correlazione tra i risultati dei due approcci permette appunto di intanto essere sicuri di avere un modello virtuale abbastanza fedele a quello che accade nella realtà. E inoltre, eventualmente,
tarare, passatemi il termine, il numerico in base ai risultati sperimentali. Questo perché? Perché chiaramente un modello FEM, un modello numerico, seppur curato anche diciamo in maniera abbastanza spinta, purtroppo non riesce, comunque tralascia degli effetti locali o più globali che nella fenomenologia reale del comportamento della macchina accadono. Quindi, diciamo, questo margine di errore è bene che si valuti e che si riduca nei limiti del possibile. A questo punto si procede con la verifica statica e fatica della saldatura secondo la normativa. Vi anticipo che per questo lavoro è stato utilizzato un approccio, ci si è riferiti all'Eurocodice 3 e quindi mediante un approccio hotspot. E in funzione dei risultati e del giudizio dei tecnici, insomma, si dà il via e si delibera quella riduzione delle dimensioni del cordone, che era stata insomma un po' l'ipotesi iniziale, e si determina così un'ottimizzazione sia strutturale, perché comunque si è verificata l'integrità e il corretto comportamento strutturale della saldatura di dimensioni ridotte. Pensate anche però quanta ripercussione può avere anche sul processo di assemblaggio e di costruzione di un basamento. Vi dicevo, di quei mozzi lì ce ne sono diversi. Considerate che magari una saldatura d'angolo come quella che abbiamo visto, però da 6 mm, probabilmente, anzi, quasi sicuramente viene realizzata con più passate. E sebbene siano processi controllati oppure semiautomatici o robotizzati o comunque eseguiti da operatori specializzati e qualificati, diciamo, è sempre dietro l'angolo la probabilità di portarsi dietro qualche diciamo, inconveniente, sia essa un'inclusione o un difetto proprio legato al processo di saldatura. In questo caso, diciamo, riduciamo un po' quello che è questa probabilità, perché con un'unica passata magari evitiamo di ritornare su zone già lavorate. Per quanto riguarda, dicevo, il modello numerico FEM, è stata operata una modellazione semplificata della porzione interessata, e nello specifico è questo mozzo, diciamo, centrale che indico, che è quello diciamo, oggetto di indagine. I primi quesiti, appunto, cui questa metodologia, se volete, pone risposta sono dove sono localizzate le sollecitazioni maggiori e dove posizionare di conseguenza gli estensimetri. Questo approccio, quindi con una modellazione semplificata, si trovano le risposte o comunque le informazioni necessarie, e in particolare si cerca di coniugare esigenze legate a tempistiche aziendali e industriali, l'impegno di risorse sia da parte del partner sia anche nostro, e comunque non si rinuncia a delle informazioni quantitative e qualitative, se volete, necessarie al giudizio dello stato dell'arte di un'eventuale ottimizzazione o del comportamento in generale della struttura. Una cosa che volevo sottolineare è questa: lo strumento utilizzato per l'implementazione dei modelli numerici, almeno che abbiamo utilizzato noi, diciamo, prescinde dal solutore di cui si dispone, quindi non è legato necessariamente a un solutore. Questo ritengo personalmente sia abbastanza importante, perché questo strumento permette di generare dei modelli che poi possono essere dati in pasto al solutore che più ci piace o quello che abbiamo disponibile, in base, insomma, a diverse esigenze. E ritengo appunto che non sia, diciamo, un aspetto secondario. Per quanto riguarda l'approccio sperimentale, quindi sulla base dei risultati FEM è stato possibile scegliere per esempio la tipologia, le dimensioni, le caratteristiche in genere delle applicazioni estensimetriche, del materiale che viene utilizzato per le applicazioni stesse. È stato determinato il numero dei sensori da applicare, quindi punti di indagine, unitamente alla posizione di ciascuno di essi. Un po' come vedete nelle immagini schematizzate, sono state diciamo, scelte opportunamente le posizioni dei sensori in modo chiaramente, come notate nell'immagine in basso a destra, di coprire a intervalli di direi 45 gradi l'intero sviluppo circonferenziale del mozzo, quindi avere una panoramica sull'intero sviluppo appunto del cordone.
A questo punto siamo pronti per, diciamo, operare quelle che sono le applicazioni, quindi di predisporre tutto il setup di prova. Setup di prova che quindi permette di, prevede di applicare gli estensimetri su basamento nudo, significa che il basamento viene assemblato e sono stati applicati gli estensimetri, e in questa condizione sono stati azzerati i canali. Questo perché? Perché poi sono state effettuate le acquisizioni statiche quando la macchina era stata completamente assemblata, ma era ferma, in modo tale da valutare il contributo dovuto al serraggio e quindi al montaggio di tutta una serie di componentistica che immaginate, diciamo, opera su questo basamento. Sono state anche chiaramente eseguita tutta una serie di acquisizioni dinamiche durante alcune condizioni di funzionamento della macchina. E come vi dicevo, sono state le condizioni della macchina, operative della macchina sono diverse. Noi ci siamo concentrati su due in particolare, quella che prevede il 100% delle prestazioni produttive della macchina e invece una marcia lenta in jog, diciamo, quindi al 30% delle prestazioni, con, diciamo, l'introduzione di un disturbo, chiamiamolo, quindi una sorta di sfasamento tra due componenti successivi della macchina, in modo tale da introdurre un elemento, se volete, di disturbo e quindi una condizione non voluta, ma potenzialmente, sebbene in maniera molto remota, dietro l'angolo, e quindi che può chiaramente ripercuotersi sulla salute, sullo stato del cordone in generale in maniera negativa. A questo punto sono stati appunto esaminati tutti i segnali acquisiti e confrontati con i risultati che erano stati ottenuti precedentemente dall'analisi numerica FEM. A questo punto sono state campionate tutte le deformazioni, ho tradotto in termini stessi, insomma questo è abbastanza relativo, che erano state ottenute con il calcolo degli elementi finiti nei punti in cui sono stati applicati gli estensimetri e in quei punti chiaramente quei valori sono stati confrontati. Come io qui ho riportato chiaramente uno dei grafici, secondo il riferimento che notate nell'immagine a sinistra, quindi con l'angolo che va dalla verticale e gira in senso antiorario e lungo tutto lo sviluppo dei 360 gradi del cordone, notate come tra i puntini blu dello sperimentale e quelli del FEM arancione ci sia una sufficiente correlazione, insomma, sono abbastanza prossimi in ciascuno dei punti mostrati. Le due linee che vedete, nera e verde, indicano una regione, diciamo, di interfaccia tra questo, diciamo, il componente che opera su questo mozzo e il successivo. E a destra sono insomma, un estratto dell'acquisizione, dei segnali acquisiti durante le prove. E, una cosa, appunto. La correlazione ci mette un po', ci fa stare tranquilli perché comunque i due approcci hanno, diciamo, ci forniscono due informazioni abbastanza vicine tra loro. E quindi sulla base, del modello precedentemente, realizzato, appunto, si opera un infittimento, un innalzamento del dettaglio della mesh, con chiaramente particolare attenzione a tutta quella che è la zona circostante e adiacente il cordone, perché lì poi andremo a estrapolare e a campionare le informazioni necessarie alla verifica dello stesso. E quindi dai risultati di queste ultime, appunto, procedere con la verifica secondo il metodo dello spot. Giusto, mi permetto di ricordarvi, insomma, di fare qualche immagine che riassume quanto vi ho detto, insomma, da una modellazione molto semplice e insomma, se volete anche veloce di una struttura shell, si passa un po' a un livello di dettaglio superiore e in funzione della metodologia scelta per la determinazione delle tensioni da utilizzare poi nella verifica, insomma, si opera quello che vedete al centro, che è un estratto della struttura con la modellazione solida del cordone. Vi dicevo, le sollecitazioni sono state valutate in corrispondenza del piede del cordone da 6 mm, quindi quello di partenza,
sia durante la prova di funzionamento al 100% che quella di jog al 30%, compresa quella di von Mises. Questo è servito, come vedete in questi grafici, a quantificare l'influenza dei carichi dinamici su quelli statici. Risulta da questo che l'influenza è abbastanza contenuta, come potete vedere la linea rossa è il serraggio e il resto, quella, diciamo, la von Mises in blu, ci va abbastanza vicino. Quindi questo giusto per avere una idea di quanto ciascuna delle due condizioni diciamo, solleciti, mette in crisi la struttura, il cordone nello specifico. Queste sono, sì, lato mozzo e lato lamiera, sempre il piede della saldatura. Sulla base di questi risultati è stata quindi operata innanzitutto una verifica statica della saldatura in accordo con la norma, con l'euro estratta dall'Eurocodice 3, e poi una verifica a fatica sfruttando appunto, come vi dicevo, l'approccio hotspot. E per questa verifica sono state, vi ricordo, considerate il cordone da 6 mm di partenza e quello che sperabilmente si vorrebbe aggiungere che è da 3 mm. La verifica statica chiaramente prevede la stima del punto maggiormente sollecitato lungo tutto il cordone, lungo tutti i 360 gradi. Mi permetto, insomma, di riportare alcuni dettagli delle formule, dei coefficienti che vanno considerati funzione della geometria, funzione del materiale o funzione anche della categoria, se volete, di rischio. E in questo caso c'è un estratto, una schematizzazione del cordone con la sezione di gola e le componenti che poi vanno a essere considerate sulla sezione di gola. A questo punto vi riporto insomma, due immagini della verifica condotta con l'ausilio di un foglio Excel, analitica della verifica statica delle saldature. Come vedete a sinistra il cordone di saldatura da 6 mm. Passa tranquillamente la verifica. Il dato confortante è che anche il cordone a 3 mm mostra un buon margine di sicurezza e quindi la riduzione di quelle dimensioni non mette a repentaglio, non espone la struttura a rischi di resistenza strutturale, quantomeno al momento dal punto di vista statico, a parità ovviamente di condizioni operative. Quindi intanto questo è già un primo risultato che portiamo a casa. Successivamente, appunto, si procede con la verifica a fatica, che se volete è un po' quella più, diciamo, come dire, importante, tra virgolette, quantomeno nel caso specifico. E quindi si valuta il punto maggiormente sollecitato sulla circonferenza e, seguendo l'approccio hotspot, si utilizzano questi risultati in termini di delta sigma dell'analisi FEM. Ecco perché vi dicevo era importante essere sicuri della correlazione esistente tra FEM e sperimentale. Questi valori chiaramente vanno confrontati con quello che impone la norma, che la norma indica. E quindi, insomma, questo è giusto un cenno sull'approccio utilizzato. Le curve della classe di dettaglio, come vedete, sono tutta una serie di curve in funzione della classe di dettaglio. E la norma prevede, oltre che l'individuazione di una delle curve e il confronto con il delta sigma e il delta tau, vedremo dopo, ottenuto, la verifica di queste tre condizioni che riporto a destra simultaneamente. Quindi ancora si va a classificare per quello che è possibile ricondurre, quantomeno, la saldatura di cui ci stiamo occupando, secondo quello che queste tabelle estratte dalla norma indicano, in favore di sicurezza, insomma, abbiamo ritenuto più opportuno ricondurci a una classe 90, come vedete, e quindi ho, diciamo, evidenziato la curva in rosso, tanto del delta sigma quanto del delta tau. Nei riquadri, diciamo, ho riportato solo, giusto per così, per completezza, le equazioni che, diciamo, cui si fa riferimento per la costruzione appunto delle curve. E per quanto riguarda diciamo, la categoria di dettaglio, a sinistra è stato scelto quindi il delta sigma, una categoria 90.
E invece, per quanto riguarda le condizioni di Shear, una categoria di 80, come vedete. Il valore del delta sigma e del delta tau è stato appunto valutato come operando una differenza tra le configurazioni dei test dinamici, quindi prestazione 100% e 30% in jog. Ed il caso statico, quindi abbiamo isolato questo contributo, se volete, e considerato il massimo carico scarto rilevato in questa valutazione. A questo punto vi riporto quello che è venuto fuori dalla verifica dei cordoni, prima 6 mm, quello che vi mostro. E a sinistra la condizione di 100% di produzione, a destra invece la condizione di jog, se volete. E entrambe le condizioni quindi, mostrano un coefficiente di sicurezza minimo che è superiore a 5, come vedete. Quindi, diciamo, la situazione dello stato dell'arte è assolutamente safe, quindi non desta alcuna preoccupazione. Lo stesso medesimo discorso, quindi la stessa medesima verifica è stata operata sul cordone da 3 mm, sia lato mozzo che lato lamiera. Io per brevità d'immagine, chiaramente riporto solo le immagini lato mozzo, ma è assolutamente analogo quello che accade lato lamiera. E anche in questo caso, sebbene vedete che le curve diciamo, delle sollecitazioni rilevate si siano avvicinate alle curve limite, tuttavia, notate che ancora in questo caso riusciamo ad avere un buon margine di sicurezza e ancora registrare coefficienti di sicurezza maggiori di 5. Motivo per il quale questa soluzione viene assolutamente deliberata, verificata e può essere introdotta. Ed è stata in realtà introdotta in tutta una serie di macchine successive a quella sulla quale abbiamo operato, che hanno appunto beneficiato di questa ottimizzazione. E concludendo un po' una panoramica riepilogativa, quindi se è stata per affrontare questo tipo di verifica e coniugare un po', insomma, tutte le esigenze, perché capite che lo sapete benissimo che abbiamo visto anche poco fa, metodi e metodologie ne esistono diverse, ciascuna con le proprie peculiarità, ma l'una che non esclude l'altra. Noi abbiamo optato per questa, come vi dicevo, perché dovevamo cercare di mediare e conciliare tutta una serie di esigenze, di tempistiche, vi dicevo, di risorse, di qualità delle informazioni ottenute e insomma arrivare a giudicare dei risultati che potessero far compiere appunto la scelta di procedere o meno con questo tipo di ottimizzazione. Quello che viene fuori va, diciamo, ribadito forse, che si ottiene una buona correlazione tra quello che sono i dati sperimentali numerici e quelli ottenuti dagli elementi finiti. Come vi dicevo, alcune differenze che comunque si vengono fuori sono imputabili al fatto che il FEM non riesce a cogliere alcuni aspetti, come potrebbero essere alterazioni dovute al processo di saldatura, pensate un po' a fenomeni locali, plasticizzazioni localizzate, oppure attrito sui componenti che si ripercuote in qualche modo sulla zona che noi poi andiamo a indagare. E si nota che anche dai grafici era visibile una concentrazione di tensione in corrispondenza di una nerva che unisce la lamiera superiore e quella inferiore. E questo chiaramente determina un irrigidimento locale che origina di conseguenza un picco tensionale tra cordone e mozzo, tra mozzo e lamiera specialmente. E sono state classificate chiaramente, è stata un po' sì, analizzata la natura prevalente di questa sollecitazione, di questo picco tensionale sul lato mozzo e lato lamiera, per inquadrare un po' meglio la situazione. E è venuto anche fuori che i fattori dinamici, quindi le condizioni dinamiche rispetto a quello che non erano le condizioni statiche,
hanno un effetto piuttosto limitato cioè hanno un aggravio piuttosto limitato sugli stress che sono stati registrati, è quantificabile più o meno al 15-20%, diciamo, come stima. E infine, dalla verifica statica a fatica effettuata sui cordoni di entrambe le di dimensioni, quindi, ed in entrambe le condizioni di lavoro analizzate, si evince che ridurre le dimensioni di quel cordone, effettivamente non pregiudica il funzionamento, il comportamento strutturale delle parti, né tantomeno il funzionamento della macchina, perché poi quello è, diciamo, chiaramente una condizione assolutamente imprescindibile, e ha dato però la possibilità appunto di introdurre nel processo produttivo, come vi dicevo all'inizio, un'ottimizzazione, quindi una riduzione di tempi, il fatto che anche si riduca la probabilità e l'eventualità di portarsi dietro durante la realizzazione dei cordoni dei fattori, ecco, che possono potenzialmente costituire un problema per il cordone stesso. Si pensi a inclusioni, si pensi a diciamo, mancato riempimento, quindi dei distacchi che ci sono tra lamiera o mozzo, insomma, tutta una serie, le solite classiche problematiche legate alle saldature che, insomma, se presenti, diciamo, determinano appunto una condizione di KO. Io avrei concluso, insomma, spero di avervi dato un'idea più o meno, insomma, chiara di quello che è stato questo caso applicativo. Insomma, vi ringrazio e non so se... Io ho un paio di domande, Salvatore, te ne farei una sola però. Prego. Dunque, Giovanni mi scrive perché è stato scelto il metodo hotspot. Sì, allora cerco di rispondere brevemente perché in parte insomma, la scelta sta in quello che dicevo poco fa. Era un'attività chiaramente che doveva essere svolta in determinati tempi perché comunque avrebbero poi inciso quei tempi sui tempi di produzione, di processo, eccetera. Quindi l'hotspot perché abbiamo cercato di appunto... utilizzare una metodologia e un metodo di verifica che potesse essere, diciamo, il più opportuno, per il caso specifico. Faccio brevemente un esempio. Per esempio, il ricorrere al metodo, se volete, più semplice, che sarebbe la tensione nominale, sì, va bene, corretto, però, ci mette di fronte al fatto che la tensione nominale va valutata sulla sezione resistente e, diciamo, è un po' avulsa da tutto quello che succede nell'intorno, quindi eventuali influenze, come vi dicevo poco fa, localizzate del cordone dovute al processo, l'alterazione termica del materiale. Diciamo, con quell'approccio lì noi non ne teniamo conto, quindi rimaniamo strettamente ancorati e legati alla geometria del cordone. Il metodo hotspot invece, campionando in due punti per il metodo lineare o in tre per quello del secondo ordine, permette, diciamo, di mettere dentro il valore poi di tensione che andiamo a campionare, un po' l'influenza di tutti quei fattori di cui vi parlavo poco fa. Quindi, in un certo senso, il valore che poi io vado a campionare con l'hotspot, diciamo che è affetto, passatemi il termine, da quello che un po' è successo nell'intorno considerato. Quindi ci pone, diciamo, in una condizione un po' più generale che appunto permette di tener conto in maniera indiretta, chiaramente, però diciamo, i valori poi tensionali ne risentono di quello che è successo nell'intorno considerato. E quindi la scelta un po' è dovuta a questa. Aggiungo e concludo. E questo metodo, come avete visto, si sposa molto bene con un approccio numerico FEM. E chiaramente con piccoli accorgimenti, però molto circostanziati e localizzati, si può, diciamo, determinare una griglia di calcolo che permette di estrapolare i valori tensionali. In
esattamente alle distanze dal piede della saldatura che sono indicate dal metodo stesso. Quindi capite che insomma si cerca, diciamo, è l'intersezione di tutte le esigenze del caso specifico. Mi permetto di dire che chiaro, non è che questo sia il migliore o il peggiore, era che nel caso specifico insomma, delle valutazioni avevano portato a mettere giù questa metodologia e a scegliere questo metodo di verifica. Ovviamente di tutti i metodi noti in letteratura, quelli anche che ha precedentemente illustrato il professore, si potrebbero anche utilizzare quelli in maniera assolutamente indifferente. Chiaramente va fatto sempre vanno fatti i conti con quelle che sono le esigenze del momento. Noi, ribadisco, avevamo quell'esigenza legata a diversi fattori e per cercare di mettere insieme e d'accordo tutti abbiamo optato per questa scelta.